Cari amici, benvenuti ad una nuova puntata di Cani, Gatti e Compagnia. Come sapete la nostra trasmissione è dedicata al mondo degli animali. Questa puntata sarà davvero particolare perché non avrò ospiti qua in studio ma vi voglio proporre i servizi che ho realizzato nel corso dell'estate. Parto dal primo, sono andata a trovare una cara amica, come vi avevo promesso, Daya Eliana Rota. In questo caso ci trovavamo tra le province Bergamo e Lecco, eravamo in un posto meraviglioso che ora vedrete dalle immagini. Eliana è ideatrice del metodo ECUS, una vita che cambia, la sua associazione si chiama Wild Heart ed è un equiterapista. Lei si occupa di terapie e di percorsi individuali, sempre grazie all'aiuto dei suoi preziosi cavalli. Quindi non perdo altro tempo e vi lascio al servizio. Questo panorama meraviglioso, vi do il benvenuto per questo servizio di cani, gatti e compagnia. Siamo a cavallo tra le province di Bergamo e Lecco e alle mie spalle questo meraviglioso panorama con il lago di Lecco. Guardate che posto magnifico. Siamo qui, siamo venuti a trovare Daia Eliana Rota a parlare di lei, dei suoi cavalli, di equiterapia e di crescita personale. Daia Eliana Rota, naturopata counselor, equiterapista e ideatrice del metodo Ecus, una vita che cambia. Noi ti conosciamo, sei già stata nei nostri studi, siamo venuti anche a trovarti qui nel tuo posto di lavoro e sono felicissima di essere qui perché finalmente possiamo far vedere i tuoi cavalli, come lavori, quello che fai e spiegarci quello che è il tuo metodo. Come nasce questo tuo percorso di crescita personale e spirituale? E questo incontro profondo con il cavallo. Eh, grazie per la presentazione, innanzitutto. Eh, nasce tantissimi anni fa per un eh, disagio che sentivo sul cuore, nel senso che non mi sentivo mai. nonostante avessi tutto, non mi sentivo serena, tranquilla. Il mio omeopata diceva che ero irrequieta. Per cui questo mi ha portato, sin da quando avevo 16-17 anni, a girare, a incontrare diversi maestri um, dei monaci buddisti con cui ho fatto vipassana. E, e poi negli anni successivi mi ha spinto a, a cercare delle risposte eh, andando a incontrare diversi maestri nel mondo, in India, in Scozia, in Turchia. E successivamente ho ritrovato la la passione per i cavalli che avevo da quando ero piccola. Eh, ho notato che quando tornavo dai miei viaggi, dai miei gruppi di crescita personale, eh, loro mi portavano molto velocemente ad incontrare quello che avevo compreso nel gruppo. Per cui lì è nata la, la grande intuizione che il cavallo potesse essere uno specchio per l'essere umano, proprio perché essendo una preda... Lui è sempre nel momento presente e di conseguenza quando tu ti relazioni a lui ti chiede di essere presente, centrato. Poi io facevo un altro tipo di lavoro, e, dopo aver avuto un periodo diciamo, lavorativo molto particolare, Oh, sono stata, sono stata mh, molto più a contatto con i cavalli, è iniziato con uno, poi è arrivato il secondo, poi è arrivato il terzo, è diventato quello che io ho chiamato Ecus, una vita che cambia perché a me ha cambiato la vita. Proprio nel tuo ultimo libro, Cavallo Medicina per l'Anima, hai raccontato di questo periodo che ti ha particolarmente segnata, racconti che hai dovuto mettere insieme quei pezzi che le si ossa. erano rotti, esatto, sì. le ossa. Come è, com è stato e quanto ti ha aiutato questo periodo di profonda crisi? Quanto dobbiamo anche imparare dai momenti più difficili della nostra vita a, a trovare uno spunto per, per prendere forza e ripartire? e Magari vedere anche le cose in una maniera differente. Diciamo che è stato fondamentale. Io avevo uno studio di massoterapia, uno studio olistico, e ho, ho avuto così. Eh, non so neanche come definirlo, ho avuto una truffa e di conseguenza lì ho perso tutto e passavo tanto tempo in mezzo ai miei cavalli, allora erano, erano tre e lì mi hanno aiutato veramente a, ad entrare sempre più in contatto con me, a sviluppare quella passione che è, in, è iniziata come intuito, come passione già negli anni 2000, a renderla fruibile anche agli altri e non solo agli amici. È stato proprio dopo una sessione con una cliente che ho visualizzato eh, che le mie ossa le avevo raccolte. Per cui nel libro c'è un capitolo che si chiama Raccogliere le ossa perché è stato un po' come dice Clarissa Pincola stessa, raccogliere le proprie ossa che non ti ricordavi neanche di avere, cioè anche le parti d'ombra sono state integrate. È stato un viaggio molto profondo, molto intenso, che mi ha portato anche a riscoprire la vulnerabilità come potere, come forza personale. Noi in realtà crediamo di conoscerci, viviamo anche in un periodo storico molto particolare, ma in realtà conosciamo veramente ben poco di noi stessi, forse lo strato più superficiale, fatto di sì. abitudini meccaniche, di maschere, corazze, di credenze. Conosciamo la nostra parte più razionale, ma non siamo in contatto forse con le sensazioni, con le emozioni più profonde che vivono dietro di noi. Esatto, è dentro proprio di noi. dentro di noi. È esattamente quello che, eh, che faccio con i cavalli che mi hanno fatto riscoprire i cavalli, il sentire. Io ad esempio ero scollegata dal sentire per eh, un, diciamo così, un disagio dell'infanzia, per cui il papà tornava dal lavoro, era magari agitato, nervoso e per me la priorità era sentire come stava lui per vedere se potevo stare tranquilla o se dovevo proteggermi un po'. Di conseguenza per me il sentire è stata una parte che ho tagliato completamente fuori. E qui i cavalli mi, mi, mi ci hanno riportato, perché se non sei in contatto con il corpo, con le sensazioni che si manifestano nel corpo, loro assolutamente non vogliono stare con te. Per cui è una cosa um, fondamentale. Quello che faccio con i cavalli è proprio andare oltre le credenze, cioè chi crediamo di essere, chi pensiamo di essere, andare oltre la nostra maschera, le nostre convinzioni per arrivare alla nostra parte più autentica, più vera. E questo lo fai attraverso il sentire. Perché il sentire? Perché tutto quello che c'è successo è memorizzato in ogni singola cellula del nostro corpo. Per cui, quando il corpo ti parla e tu sei presente, eh, sei in contatto con te. Cosa mi sta dicendo la mia anima? Cosa mi sta dicendo chi c'è all'interno? Per cui, è, eh, Jung dice: chi guarda dentro si ritrova, chi guarda fuori sogna. Per cui chi guarda dentro si sveglia, se tu guardi fuori dormi perché stai sognando, perché credi di essere qualcuno che in realtà è fatto di automatismi, di limitazioni che sono quelle della personalità. Hai parlato di tuo padre. Sì. Eh, ti volevo chiedere: esistono genitori perfetti? che riescano a crescere un figlio nel migliore dei modi possibili. Ogni genitore è perfetto a suo modo, ma ovviamente trasmette quelle che sono le sue insicurezze, che magari a sua volta ha ereditato anche lui stesso dai suoi genitori. Eh, spesso gli, gli psicologi tendono a, come posso dire, accumulare tutti i nostri problemi ai, ai genitori. Spostando un po' quello che è il problema da noi stessi, spostandolo sugli altri. Quanto invece è importante, anche tornando al discorso dei genitori, anche accettare, comprenderli, vederli anche in una maniera diversa, staccarci da quest'ottica di essere dei perenni figli, dei perenni bambini. Ovviamente sei figlio, ma non solo figlio, sei una persona, sei un adulto, eh, poi diventi magari una moglie, un marito, un, un genitore a tua volta, no? Per cui cosa succede? Succede che... <ride> succede che... Eh, il bambino ha delle aspettative che il genitore magari eh, non riesce a soddisfare, magari perché lavora o perché è preso da altre situazioni e di conseguenza il bambino non si sente visto, accolto, accettato per come lui è. Eh, lì nasce la nostra insicurezza, nasce la nostra ferita, il che non vuol dire che il genitore... È imperfetto Osho dice la perfetta imperfezione e io condivido tantissimo questo pensiero io sono genitore non sono stata un genitore perfetto ma ho cercato di dare il meglio in quel momento che stavo vivendo per cui ovvio che i miei figli hanno ricevuto um, come dire delle credenze sono passate delle credenze limitanti o delle esperienze magari traumatiche che io avevo vissuto. Ovvio che crescendo, facendo un percorso di crescita personale, queste cose si sciolgono. Ecco perché dico: è il genitore che deve lavorare su di sé. Eh, ci sono persone che mi chiedono se lavoro sui bambini, ma cominciamo a lavorare sul genitore. Dov'è che io non mi sono sentito accolto e amato a mia volta dai miei genitori? E quando guarisco la mia ferita, ovvio che la ferita nei miei figli comincia a sciogliersi e diventa meno profonda, diventa meno importante. Poi ci sono situazioni di, di abusi, ma non andiamo a toccare queste cose perché sono più delicate e diciamo sono meno ordinarie. Cose però su cui tu comunque lavori? Sì, sì, io lavoro sempre coi cavalli e ricordo che il lavoro si fa da terra perché non si viene a montare, non si fa equitazione, io la chiamo equitazione emozionale perché entri col rapporto eh, col cavallo, ma avviene da terra, per cui lavoro sui traumi, lavoro sugli abusi, ma diciamo che non è eh, la cosa ordinaria, sono straordinarie. Come avviene una seduta quindi? Cosa ci si deve aspettare quando si arriva da te? Per arrivare da me servono delle qualità che sono fondamentali. La curiosità di conoscersi a fondo, di conoscersi meglio, di andare oltre i limiti della personalità e il coraggio, il coraggio di attraversare le proprie ferite, il coraggio di... Cominciare a danzare, a prendere a braccetto le nostre zone d'ombra. Non è facile. Cui, no, danzare col nostro drago interiore. Certo, incontro il dolore, incontro la sofferenza che ho avuto, ma incontro un altro mondo, incontro me. Per cui, come avviene, entro nello spazio dei cavalli e i cavalli, ovviamente, leggono la tua energia, la sentono subito. Per cui, può essere che si avvicinano, può essere che non si avvicinano, anzi, magari in, in qualche sessione può essere che il cavallo se ne vada proprio. E ogni volta ti portano a vedere quella che è la tua tematica, quella che è la tematica della tua vita. Dicevi prima ripulire la, la nostra mente dai condizionamenti, quindi. Significa proprio cominciare ad accogliere ciò che si manifesta nel corpo. Con questo i cavalli sono degli incredibili maestri. Eh sì, perché essendo prede sono sempre nel momento presente, leggono il corpo, è come se facessero una radiografia. E allo stesso tempo ti invitano a essere presente, perché sennò loro non sono interessati a stare con te. Per cui una delle domande che faccio spesso è: cosa senti? Cosa senti nel corpo? Perché le persone sono spesso nella mente poche persone rare arrivano e sono quelle che hanno già lavorato su se stesse, che hanno un rapporto confidenziale con il nostro corpo. Il corpo è il tempio, il tempio dell'anima, è fondamentale, importantissimo. Un lavoro che viene fatto qui, ma che si scioglie forse nella vita quotidiana. Eh sì. Lo percepisci nella vita poi di tutti i giorni. Sicuramente la seduta è un momento forte. Eh l'inizio sì. o il cambiamento che è in atto, però dopo si la sviluppa. parte vera e mm. propria ce l'abbiamo sì, sì. nella vita di tutti i giorni. Certo, perché la vita di tutti i giorni è un feedback, è una cartina tornasole, per cui quello che tu hai vissuto col cavallo e succede che le persone piangono perché non sono abituate a entrare in contatto col proprio cuore, con la saggezza, con la sapienza del cuore che sa esattamente di che cosa hai bisogno, è per quello che insisto sullo stare nel corpo, per cui cosa senti nel corpo, lì c'è una sapienza fondamentale perché ti dice esattamente di che cosa hai bisogno tu in questo momento e dopo la sessione va avanti ancora per giorni e giorni e ti arrivano, ti arrivano le domande giuste, ti arrivano le domande che puoi portare dentro e, e dentro, da dentro arriva la risposta. Hai fatto un esempio molto bello nel, nel tuo libro. Eh, noi da bambini, ad esempio, quando ci arrabbiamo, lo mostriamo con tutte le nostre parti del corpo. Sbattiamo i piedi proprio anche la faccia cambia conformazione, magari stringiamo i pugni, urliamo, ci facciamo sentire. Da adulti queste cose ci vengono, come posso dire, per le buone abitudini, per convivere nella società la rabbia. Non sempre la manifestiamo, ho parlato della rabbia, ci sono certo. tanti altri stati d'animo, però ho preso questa. Quanto però può influire nella nostra interiorità, non mostrare quello che noi abbiamo dentro, quello che noi proviamo? alla persona che abbiamo di fronte, alla persona con cui lavoriamo, con cui conviviamo? Beh, è fondamentale, prima di tutto perché la rabbia è forza vitale, la rabbia è anche il piacere di stare con me, la rabbia è adrenalina, è creatività, è energia sessuale, c'è un sacco di materiale nella rabbia. Ovvio che da bambini abbiamo il permesso di scaricarla, picchiamo i pugni, sbattiamo i piedi, eccetera, eccetera. Da adulti eh, ci hanno insegnato che va repressa, va repressa. Certo è che non posso scaricarla sull'altro, assolutamente no, perché è roba mia. Ma semplicemente l'invito è quello di guardare cosa si muove dentro perché la rabbia che ti accade oggi in realtà non ha a che fare con oggi, ha a che fare con qualcosa che hai represso molti anni prima, forse ancora quando eri bambino e non ti era stato dato il permesso di esprimerla completamente. Per cui entrare in contatto con la rabbia che si manifesta nel corpo perché quando tu ti arrabbi, almeno quello che succede a me. Sento una forte tensione nella pancia, la mia pancia comincia ad allargarsi e le braccia si caricano, come se volessi dare un pugno a qualcuno. Ovvio che il pugno non lo do, ma mi fermo, respiro, sento i piedi e vado a vedere quella rabbia che è un'energia fortissima e se mi do il permesso incontro una parte di me che magari era lì sopita. Se osserviamo la nostra giornata tipo, ad esempio ci rendiamo conto che alcuni nostri pensieri, emozioni e comportamenti tendono a ripetersi, no? Sono questi quelli che si possono definire schemi limitanti. Sì, esatto, sono schemi, noi non ci accorgiamo, ma entriamo nell'automatismo, cioè facciamo tutto, eh, le nostre giornate si ripetono, sono abituato che mi arrabbio per una determinata cosa, o sono abituato, tra virgolette, che sono triste per un'altra cosa e ripetiamo costantemente gli schemi che abbiamo imparato nel sistema familiare, lì c'è un sistema eh, ancestrale che ha a che fare con, addirittura dicono i nostri antenati, dove riportiamo... Tutti gli schemi, ripetiamo costantemente gli schemi. Svegliarsi è cominciare a vedere che quegli schemi non sono forse neanche i miei e sono molto limitanti. Se noi pensiamo alla società attuale abbiamo questa costante esigenza di, di piacere, perché i social ti portano eh sì. ad apparire, a mostrare le cose belle ovviamente della, della nostra giornata, della nostra vita, in cerca di like, in cerca quindi di approvazione del prossimo, dimenticandoci chi siamo e molto raramente... Le persone riescono a mostrare chi sono davvero dentro portandolo fuori con, con orgoglio. Vediamo ad omologarci. Sì. Eh, vediamo che oltretutto questo è un periodo molto intenso. Stanno creando separazione, quelli che vogliono vaccinarsi, quelli che non vogliono vaccinarsi. e stanno, Noi stiamo abboccando a questo gioco, no? l'apparire, apparire sempre di più, sempre meglio, alla ricerca, come dicevi tu, di, di consensi. Ma se io mi fermo un attimo e comincio a chiedermi ma io mi piaccio? Ma io mi amo così come sono? Ho bisogno proprio di cercare accoglienza fuori? Ho bisogno di cercare il consenso dagli altri? Non sono abbastanza grande? Allora faccio un passo indietro e comincio a vedere quello che a me piace, quello che mi fa star bene. Io lavoravo in un centro benessere e ovvio che lì sei un po' condizionata, anche se sono stata sempre un po' così diciamo ribelle, un po' selvaggia, ma sei condizionata dal modo di essere, perché se devi vendere un trattamento un prodotto, ovviamente devi averlo sperimentato, insomma, devi avere un certo, un certo stile. Oggi, lavorando coi cavalli, io posso permettermi di essere esattamente come sono. Per cui succede che non mi pettino, succede che la treccia la tengo due giorni, eh, il che non vuol dire mh, non aver cura di sé, ma dare priorità a quello che mi fa stare meglio, a quello che mi fa stare bene, a quello che mi piace. Il cavallo, come, come, è, come maestro, è uno specchio pulito, senza mm. polvere, l'hai definito. Ci fa sì. vedere come tradiamo noi stessi e come non facciamo rispettare il nostro spazio. Ci sono. Piccoli esercizi che tu fai, piccoli esercizi da terra nelle tue sedute, che ti portano a vedere quella che è l'esperienza di quello che sei tu nella vita come guida. Se il cavallo sì. decide realmente di seguirsi, perché que questi non sono cavalli da scuola. No, se tu cammini non ti seguono solo perché devono seguirti, no. <ride> loro sono no. molto liberi nelle loro Sì, scelte. oltretutto, quattro cavalli sono sdomi, per cui non sono stati addestrati. Loro sono liberi di dirti sì o di dirti no. Lo specchio pulito senza polvere vuol dire che tutti i specchi. E e non c'è nessuna distorsione sei, sei esattamente ciò che sei e lì accade che entri in contatto con la tua autenticità gli esercizi inizialmente ho sviluppato Ecus, una vita che cambia con diversi esercizi oggi di esercizi ne faccio sempre meno come vedi i miei cavalli non portano la capezza non ci sono corde alcune volte le utilizzo ma mh, raramente e c'è un esercizio che faccio spesso che chiedo al cliente di farsi seguire dal cavallo, per cui che guida sono nella mia vita, perché se io riesco a guidare un cavallo che è libero di dirti sì o di dirti no, sono in grado di guidare il mondo. Se io sono presente, il cavallo mi seguirà volentieri, ma se non sono presente, sono distratto dai, dai miei pensieri o sono magari nella performance di riuscire a fare l'esercizio, il cavallo ti dice no, no, non vengo, non mi fido di te perché non sei presente. Parliamo della paura. Ci sono mm. delle frasi bellissime, quasi delle provocazioni. Non lasciare che la paura guidi la tua vita. Sì. Quanto la paura può influire? Quanto la paura ci può limitare nelle nostre scelte, nella nostra libertà di poter vivere? Beh, la paura. Ti, ti blocca, non, non ti lascia esprimere liberamente, ti tiene in uno schema che è molto limitante, no? ti tiene nel apparire alla società e a chiedere molti like, perché tu sei nella paura e non sei in contatto con quello che sei tu, per cui la paura è una cosa su, su cui lavoro molto con i miei cavalli. Anche quando la cliente arriva, eh, che entra nello spazio appunto dei cavalli, mi dice ho paura. E subito la mia domanda è dov'è che tu hai paura di essere libera? Perché in realtà è quello, la paura di non essere accolti per ciò che siamo, la paura di non essere accettati per quello che siamo. E la paura, anche la paura, la senti a livello fisico. Ecco che lì torna, ascolta il corpo, cosa ti sta dicendo il corpo? C'è paura dove la senti nel corpo? A qualcuno si manifesta nella pancia, a qualcuno si manifesta nelle gambe, a qualcuno si manifesta nel petto, ma sempre e comunque si manifesta nel corpo. Ecco l'importanza di tornare alle radici. Qua, ora. Cosa sto sentendo? Paura. Che succede? Il respiro è corto, la pancia si chiude. Vedi cosa da dirti la paura? Perché se noi cominciamo a vedere la paura come una risorsa, eh, come un'opportunità, è una cosa veramente eccezionale. Io quando succede ancora che arriva la paura, magari per qualche breve momento, mi chiedo cosa hai da dirmi, cosa mi stai dicendo. Comincio ad accoglierla, a prenderla a braccetto, a danzare con la paura perché mi porta a rivedere le zone d'ombra che sono lì e non si sentono viste, non si sentono accolte. Per cui a integrare anche le parti d'ombra. E a diventare uno, si parla tanto di unità, ma cos'è l'unità se non accolgo la mia parte d'ombra? In tutto questo percorso è nata anche un'accademia. Sì. Ci racconti? L'Accademia è, è strutturata su due, quasi due anni, 22 mesi, dove, porto, dove ho portato tutto quello che ha funzionato con me, per me. Eh, e lo porto agli altri, per cui il lavoro che ho fatto con mio maestro sulle qualità essenziali dell'anima, il lavoro che ho fatto con i maestri sufi, il lavoro sul corpo, per cui il focusing, quello che mi hanno insegnato i cavalli, per cui a rilasciare il trauma, perché finché noi lo tratteniamo rimaniamo condizionati da questo, i cavalli insegnano, mi hanno insegnato che il trauma sì può accadere, ma va anche rilasciato. E per cui nell'Accademia porto tutto quello che ha funzionato, l'Eneagramma, insomma tante cose. Oggi arrivano allievi un po' da tutta Italia, anche dall'estero e è una grande soddisfazione, insomma. Allora, abbiamo parlato tanto, ma non abbiamo parlato singolarmente di loro, dei mm -hmm. docenti, <ride> dei grandi maestri. Hai voglia di raccontarci di loro, parlandoci delle loro caratteristiche? Sì, oggi qui con noi ci sono sette cavalli. C'è l'una che è una cavalla TPR, eh, con la sua puledrina Giade che ha cinque mesi e mezzo. E Luna lavora sulla, sulla forza attraverso la vulnerabilità, è una cavalla alfa per cui dominante e ti porta a vedere come raggiungere i tuoi obiettivi nella vita, cioè lei vuol passare, passa, non, non, ha, non ha importanza che tu ci sia o no, lei vuol passare, passa, per cui dove sono io eh, rispetto ai miei obiettivi? rispetto a quello che voglio raggiungere nella vita e lì si lavora molto con l'una, l'essere determinati, insomma, anche essere autorevoli. Eh, abbiamo Tristano che lavora sulle ferite del cuore, sul bambino interiore, è un cavallo, è un Merens, ehm, è un cavallo che nasce sui Pirenei, è molto generoso, si dona molto, è un cavallo molto dolce e anche lì ti porta a lavorare su quello che è la rabbia perché lui ha molta paura della rabbia e di conseguenza te la, te la specchia immediatamente. Abbiamo Hidalgo che è il capobranco, è una palusa, è un cavallo che è arrivato in Italia quando aveva pochi, pochi mesi, è arrivato dall'America, è un cavallo americano. E nonostante sia un, un maschio, lui lavora sulla gentilezza, sulla stabilità, sulla sapienza del cuore. È un cavallo molto saggio, molto equilibrato. Abbiamo Su Due Cuori, che è un argentino a quattro anni, è completamente sdomo. È un cavallo molto emotivo, per cui ti fa vedere e, e ti porta in contatto con, con i tuoi sentimenti, con l'emotività, col fatto di imparare a essere radicati, a essere presenti e a non farsi portare via dalle, dalle emozioni. Abbiamo eh, Foresta, Foresta è il cavallo di mio figlio, è una fattrice Merens, una femmina, eh, è una cavalla che è entrata nel nostro branco da un mese e mezzo, si è adattata discretamente bene e oggi lei lavora appunto sul uh, gestire le emozioni. E è, in, è in coppia con Suami, che è l'altro dei miei cavalli, che è uno stallone di tre anni. E che anche lui lavora sulla sensibilità, sulla dolcezza, sull'amorevolezza, sull'incontrare le nostre ferite sempre con amore gentile per noi. Parlami di questo pascolo. Questo è pascolo è una delle è un, regalo, <ride> è un regalo, è una delle residenze estive, sì. Dovevamo essere in un pascolo mh, vicino, eh, ci siamo stati otto giorni invece che un mese e mezzo perché i cinghiali l'hanno completamente arato. Una persona veramente molto generosa ci ha, ci ha accolto in questo pascolo, ce l'ha messo a disposizione. Se tutto va bene dovremmo rimanere qui un mesetto e poi ci sposteremo in un altro, in un altro pascolo. Qui siamo a circa 1100-1200 metri, i cavalli stanno molto bene e anche il panorama qui è veramente molto, molto bello. Si vedono vari laghi, si vede il lago di Lecco. E si sta al fresco. Eliana, in conclusione, eh, rispetto al tuo percorso, che ovviamente è in costante crescita, rispetto a quelle che sono le sedute con i tuoi pazienti, rispetto a quello che è il nostro periodo storico che stiamo vivendo, che sicuramente non è facile, cosa auspichi per questo futuro? Per, per le persone che a te stanno a cuore, per, in generale, cosa, cosa è, ti di, senti? Di incontra, incontrarsi, incontrare la saggezza del cuore, di stare più, più, più nel cuore, no? Ripeto la frase che, che ho detto prima, Jung diceva, chi guarda fuori sogna, chi guarda dentro si risveglia, È incominciare a guardarsi dentro, a guardare quelli che sono i nostri sogni, e, e stare in, in amore, in, come dire, senza giudicare, senza giudicare l'altro, perché quando giudico l'altro giudico molto me. E sicuramente lavorando su se stessi anche chi ci sta intorno nella nostra famiglia può vivere di riflesso delle nostre emozioni. Certo ne emozioni avrà, ne avrà beneficio, sicuramente. Lavoriamo hanno... su noi per lavorare anche sul mondo. Eliana, ti ringrazio molto. Grazie, grazie a te e grazie a voi per l'opportunità. Roberta, tu hai iniziato questo percorso già da circa un anno all'Academy. Sì. Un percorso che al termine ti permetterà di aiutare altre persone a riscoprirsi, a risvegliare, a rivedere delle parti della loro interiorità, della loro emotività. Ma prima di arrivare a questo, all'Academy si fa un percorso personale, di riscoperta personale. Cosa ti ha portato qui e come mai hai deciso di iniziare questo percorso impegnativo? Io sono arrivata qui dopo un periodo molto forte, molto intenso della mia vita, eh, grossi cambiamenti, eh, anche traumatici, molto intensi. Avevo iniziato dei percorsi di crescita personale, ma c'era qualcosa che mi, che mi sfuggiva. Non, eh, capivo, avevo la sensazione di non arrivare veramente a me stessa. E per caso, anche se <ride> ho imparato che il caso alla fine non esiste, per caso mi è arrivato un post su Facebook. Uh, sono andata a curiosare, ho visto un'intervista di, di Eliana, di Daia, e mi ha incuriosito questo percorso con i cavalli. Io ho sempre avuto un po' timore dei cavalli, mi affascinavano, ma avevo timore. Al momento, all'epoca, quando è successo, non, non ho colto... Cosa è che mi ha spinto? Adesso con una consapevolezza diversa mi rendo conto che probabilmente è stata la, la mia paura, la paura che per anni aveva condizionato la mia vita e è stato come qualcosa dentro di me che mi ha portato a, ad incontrare questa paura e, e sono arrivata qui. Ho fatto delle sessioni personali e poi ho deciso di iniziare il percorso dell'accademia. E sicuramente il mio, la mia motivazione di base è stata incontrare me stessa. L'aiuto che posso dare agli altri arriva, arriva poi di conseguenza, perché... È, è... C'è tanta emozione mentre racconto questa cosa perché in quest'ultimo periodo sto proprio eh, avendo delle consapevolezze molto intense, molto forti e riconosco anche negli altri le mie stesse paure, le, le, i miei stessi limiti e sto iniziando davvero a vedere, ad amare me stessa con tutti i miei limiti ed è un'emozione molto intensa, molto, molto bella. La paura all'inizio è stata quindi una risorsa nel tuo caso. Esattamente, esattamente. Questo per dire anche che certe cose che nella nostra vita possono sembrarci limitanti, la parte che magari non amiamo di noi stessi, lavorandoci, accogliendola, come dice Eliana, ehm, sicuramente può, può darci tanto e può essere anche uno stimolo per, per avviare un nuovo cammino. Esatto, è proprio così. Nel tuo caso c'è stato un cavallo che ti ha aiutato particolarmente in, in questo percorso o tutti hanno fatto parte di questo percorso? Tutti hanno fatto parte di questo percorso. Il cavallo con cui io sono più affezionata è Hidalgo. Mi aiuta a ritrovare stabilità, mi, da, mi trasmette forza e tranquillità. Mi aiuta a comprendere che non è necessario essere irruenti, ma che basta la, mh, essere centrati, essere stabili, essere connessi. Spesso quando. Eh, nella vita di tutti i giorni, perché alla fine eh, è nella vita di tutti i giorni che porti questo percorso, mi, quando mi rendo conto di essere destabilizzata, ricordo proprio la stabilità di Hidalgo, quel suo essere presente con dolcezza. E eh, sì, posso dire che è quello che ho più nel, nel cuore e poi tutti gli altri. Tristano con, con questa sua mole così che ti dà l'idea di essere, e invece di una dolcezza, di un amore, di, un, di una sensibilità e l'una con la sua determinazione. Ognuno porta, porta qualcosa e... Mi aiuta, mi aiutano a comprendere dove sono io. Dicevo all'inizio un percorso impegnativo, ma eh, non è tanto l'impegno di venire qua che credo che ogni volta ci sia proprio voglia di venire e di scoprire qualcosa di nuovo, di affrontare qualcosa. È proprio questa voglia di, di iniziare un percorso su noi stessi. Non è facile. No. Non è facile perché, come racconta Eliana, si vanno a toccare ferite, ricordi, momenti della nostra vita che magari non è che abbiamo vissuto chissà quale trauma, però per noi è stato importante, ci ha segnato e va a condizionare eh, la vita sì. di oggi, eh, del nostro presente. Un percorso che però sicuramente ti, ti apre, ti fa uscire da un guscio no? che ci si crea. Ad oggi, dove tu non hai ovviamente ancora terminato questo percorso, dicevi che ti senti nella vita di tutti i giorni molto più presente, riesce proprio anche il cavallo che tu forse in questo percorso hai trovato proprio come guida a farti tornare, a farti ricentrare. Cosa ti senti di dire alle altre persone che magari vorrebbero iniziare questo percorso, ma affrontare le paure, affrontare i ricordi, affrontare quello che ci limita potrebbe davvero spaventarli e rimanere in quella sorta di limbo? Io ho una comprensione che ho avuto proprio da poco, no. eh, dove... Mh, mi sono ritrovata a dover fare a prendere una decisione e avevo difficoltà, era un grosso tormento per me. E a un certo punto davvero mi sono fermata, ho ascoltato questa mia indecisione, questo mio tormento, questa mia paura. E ho capito che si nascondeva la paura di non essere amata, di essere giudicata, di non essere compresa. Ma la comprensione più grande è stata che questa paura non era rivolta agli altri, ma era rivolta a me stessa. E a un certo punto qualcosa si è sciolto, quando ho compreso questo, qualcosa si è sciolto, si è rilassato e ho capito che possa amarmi e sostenermi indipendentemente dalle decisioni che io prendo. Troviamo il coraggio di guardarci dentro, perché è un percorso doloroso, impegnativo, ma poi ti dà tanta, e poi ti dà tanta gioia, tanta serenità, e tanta forza. Non non, non facciamoci, non voglio più farmi guidare dalla paura. Voglio che la paura sia la mia compagna. È una compagna, mi ha protetto per tanto tempo, ma non, non voglio che sia più lei a guidarmi, mm, ma facciamo un viaggio insieme verso, verso la Roberta più autentica e quella che è in grado di amare e di amarsi. Qual è la cosa che ti piace di più di, questa, di questo tuo percorso di riscoperta personale, di scoprire chi sei davvero? Non chi vedono gli altri, chi pensano che tu sia gli altri, chi sei davvero, cosa, come ti fa sentire? Amo la serenità che arriva dopo ogni comprensione. È sempre un passo avanti, un passettino, grande o piccolo che sia, non ha importanza, ma è sempre un passettino fuori. Per me, oggi essere qui <ride> è un passo enorme. E, e sono orgogliosa di me. Sono orgogliosa di me del percorso che sto facendo, e veramente lo, lo auguro a chiunque. Poi. Ognuno sceglie il proprio percorso. Sceglie il proprio percorso. Io qui sto riscoprendo tanto di me, sto riscoprendo la mia forza. Giusto in questi giorni eh, stavo leggendo un libro e c'era una frase che mi ha colpito che la riassumo velocemente, no? Che non sono le nostre ombre a spaventarci. In realtà abbiamo paura della nostra luce, della nostra forza. E sì, è vero, le ombre ci fanno paura le nostre debolezze, perché siamo abituati comunque a viverle, mi hanno fatto credere che fossero debolezze, e invece sono quelle che mi completano Fabio. Solitamente forse le donne hanno più facilità a fare questo tipo di percorso. Nel tuo caso ovviamente sei un uomo, ci racconti un po' come mai hai deciso di fare questo percorso, come sei venuto a conoscenza e anche a te chiedo cosa ti ha spinto a iniziare questo lavoro di crescita personale. Beh, in primis direi sicuramente la curiosità, la curiosità di scoprire il lato più nascosto di te, la curiosità di sentire quello che hai dentro. Ho conosciuto Dai e sei Spring di cavalli, per cui essendo curioso ed essendo arrivato a un certo punto della mia vita quando comincio a farti delle domande, anche se è da, da anni che mi faccio molte domande, ho detto insomma scettico all'inizio, perché ho detto figurati se un cavallo mi può aiutare, cioè. Non esiste nel mio mondo, ok? Sono abbastanza eh, un'educazione accademica, per cui tendo un po' a tralasciare queste cose, però lavorare sul mio animo, su quello che, che ho dentro, mi ha portato ad essere curioso e a, ad approcciarmi a questo nuovo, nuovo metodo. Quindi i cavalli hanno colpito? I cavalli hanno colpito, ma innanzitutto anche perché a me piacciono un sacco gli animali o cani, però mi sono approcciato poche volte al cavallo, quando tu ti avvicini al cavallo per le sue dimensioni, è un essere imponente, di una bellezza incredibile e quando ce l'hai davanti non puoi che rimanere colpito da questa bellezza. Per cui proviamo, ho detto, tendo ad essere un tipo piuttosto nervoso. Parlavate prima della rabbia e, e proprio del bambino che quando si arrabbia lo dà a vedere. Io sono piuttosto uno che magari tende a, a tenersela dentro, a mandar giù, per cui parlando con Daia è riuscita a convincermi a provare a fare questa cosa. E devo dire che devo ringraziarla perché mi ha aperto un nuovo mondo, mi ha, mi ha fatto vedere che posso guardare in faccia questa rabbia, che non deve essere una cosa che devo per forza rinnegare, continuare a mandar giù. Devi esporla, devi farla vedere, perché come dice lei è forza creativa, e può portare un, a una valorizzazione del, del proprio interiore che se uno non si fa certe domande poi non può certo scoprire. E quindi avvicinandomi al cavallo io sono particolarmente poi affezionato a, a Luna, anche se non lavora proprio sulla rabbia, per le, diciamo, per le prime sessioni non ho lavorato con lei, però piano piano conoscendoli comunque questo tipo di approccio mi ha fatto guardare dentro e la curiosità che avevo dentro, tu parlavi del fatto che io sia uomo e che ci sono pochi uomini, mi ha fatto capire che avevo un'energia femminile molto spiccata. Perché? Ogni donna ha un lato maschile, ogni uomo ha un lato femminile, che deve per forza far venire fuori se vuole trovare un po' la, la quadra del cerchio. E quindi in questo senso è stato un grande insegnamento quello che mi hanno dato. La parte femminile di solito è collegata alla parte sinistra del corpo e ogni volta che facevo una, una sessione il cavallo puntava sempre alla mia parte femminile e l'una mi ha morso un dito, probabilmente perché in quel momento non ero presente. Cioè ero lì con il corpo, ma la mia mente era da un'altra parte. Per cui lei mi ha morso questo dito e Daia mi ricordo che mi ha ripetuto: e mi fa, vedi, ti deve dire qualcosa. E ogni volta che facevo una sessione che parlavo del mio lato femminile il cavallo si avvicinava e toccava una parte sinistra del mio corpo, il che quello mi ha proprio lasciato basito, ho detto caspita, ero proprio uno scettico, però solo gli stupidi credo che non cambino idea. Io l'ho cambiata spesso nella mia vita, ho affrontato un certo tipo di percorso e forse eh, era giusto che io dovessi arrivare in questo momento, non dovevo arrivare né prima né dopo. Sono arrivato, ho preso consapevolezza di tutto quello che ho dentro, ci sto lavorando, c'è ancora molto da lavorare, perché cresciamo con degli schemi, come dicevate prima, viviamo in un momento storico in cui siamo bombardati di continue informazioni. Sta a noi adesso scindere questo tipo di informazioni e vedere cosa vogliamo essere per noi prima che per gli altri. Perché creare un rapporto con noi buono vuol dire creare buoni rapporti anche con gli altri. Se la base da cui parti è negativa, non puoi che creare negatività anche nei rapporti. Soprattutto in un momento come questo c'è forse proprio necessità di rimanere uniti. Eh... Di farsi, di farsi forza anche l'uno con l'altro. Ovviamente, se dentro di noi c'è una parte negativa molto spiccata, questa cosa è molto difficile che accada. Questo percorso in questo periodo storico, pensi che ti abbia aiutato anche a affrontarlo in una maniera differente? Ma sì, sicuramente, anche perché devo dirti che io mh, oh, sono sempre stato uno zingaro, mi sono spostato da destra a sinistra, adesso ho trovato una bella casa qui e, e mi trovo bene però sono un tipo abbastanza solitario un'altra cosa che mi hanno insegnato i cavalli li vedevo al pascolo in questi giorni è che loro li vedi tutti di colori diversi che corrono tutti insieme però rispettano il loro spazio e anche questo mi hanno insegnato rispettare il mio spazio e farlo rispettare talvolta lasciamo che le persone specie anche quelle che magari ci attraggono molto entrino nel nostro spazio e sconvolgano quelle che poi sono un po' Un po' quello che siamo noi stessi, diciamo, perché le lasciamo entrare e perdiamo un po' il rispetto che abbiamo per noi stessi, proprio perché abbiamo paura di perderle queste persone. Hai detto che sei un tipo solitario, sì. però i cavalli ci insegnano che la forza è nel gruppo, nel branco. Esatto, esatto, la forza è nel branco, esatto. Questo mi stanno insegnando e da soli si fa ben poco, perché comunque abbiamo bisogno degli altri. E a nostra volta siamo al servizio degli altri, perché sennò cioè, è una vita vuota, non, non vale forse nemmeno la pena di essere vissuta. Si deve stare da soli per imparare a star bene con se stessi, ma una volta raggiunta questa consapevolezza devi metterla al servizio degli altri. Tutte queste informazioni devono girare se vogliamo cambiare quello che abbiamo intorno, se vogliamo cambiare tutto quello che non va in questo mondo, perché ci sono tante cose che vanno anche comunque però ormai le persone vedono solo cose che non vanno, è la situazione, è il clima che cambia, è le tasse da pagare, no, vabbè, lasciamo tutto fuori, guardiamoci dentro, ridiamo, scherziamo, giriamo insieme, litighiamo insieme, ma deve essere una cosa costruttiva, per cui anche quando litighiamo questa rabbia deve venire fuori, però poi bisogna tornare lì sul focus, concentrati, respirare, ascoltarsi. E questo credo che sia un insegnamento grandissimo, cioè una cosa che mi sta veramente prendendo in due la testa. E, e piano piano sto affrontando questo percorso, ma devo dire che lo affronto con un sorriso, un entusiasmo che è incredibile, davvero. Allora, in mezzo ai cavalli io vi saluto, ringrazio Eliana, Roberta e Fabio per aver raccontato le loro esperienze che davvero anche in questo caso non è semplice. Ricordami il nome, c'è anche Angelo che è tuo cugino. Giusto? Sì, Eliana. sì, sì, sì. Benissimo. Io ringrazio tutti e grazie anche a questi cavalli meravigliosi perché davvero animali unici e già nel loro nome c'è una parola importantissima, anima. Io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento. Arrivederci. Adesso un piccolo intermezzo prima di lanciare il prossimo servizio che concluderà la puntata. È arrivato il momento di lanciare la rubrica di Samuele Venturini, biologo. La rubrica si chiama Anima selvaggia ed ha davvero un'anima particolare. Tanti di voi apprezzano Samuele e il suo modo di spiegare le cose, quindi vi lascio la rubrica. Benvenuti a questa nuova puntata di Anima Selvaggia. Tutti gli esseri viventi, quindi noi compresi, viviamo in quella parte di pianeta chiamata atmosfera. Ogni istante noi respiriamo aria e quindi atmosfera. Ma che cos'è esattamente l'atmosfera? Bene, essa è composta da due fasce particolari. Una parte denominata Pulviscolo atmosferico naturale, composta appunto da gas, tra tutti spiccano ossigeno e azoto, ma anche vapore acqueo e pulviscolo come sabbia, pensiamo a quella dei deserti o ceneri vulcaniche. Purtroppo nell'ultimo secolo e mezzo e soprattutto negli ultimi decenni si è affiancata a ciò anche la parte relativa al pulviscolo atmosferico artificiale, ossia metalli ma soprattutto nanoparticolato e microplastiche. Insieme al pulviscolo atmosferico naturale esiste anche una componente biologica che prende il nome di aerobiota. Essa è costituita da una varietà immensa di microrganismi, virus, batteri, funghi, protozoi e poi abbiamo una parte composta da strutture Biologiche, per esempio le molecole organiche, pensiamo ai terpeni, a quelle rilasciate dalle piante, ma anche pollini e spore. A tutti noi sarà capitato di vedere sul balcone, sulla finestra o sulla macchina la sabbia trasportata dalle correnti aeree che dal deserto del Sahara porta i granelli fino a alle latitudini più elevate dell'Europa, ma anche oltreoceano fino agli Stati Uniti d'America, oppure la sabbia del deserto asiatico che viene trasportata fino all'est Europa o addirittura fino al Giappone e all'Australia. Ebbene, i eh, granelli di sabbia fungono da vettori per molte particelle eh, microbiche, batteri e virus in primi sabbia più microrganismi sono fondamentali perché venendo trasportati appunto dalle correnti interagiscono con i cicli biogeochimici e con gli ecosistemi globali. Purtroppo, come dicevamo all'inizio della trasmissione, anche le microplastiche fungono da vettori per quanto riguarda questi agenti microbici. Il problema però è che la microplastica crea soprattutto un grosso aumento di patologie respiratorie e di allergie. Lo vediamo infatti soprattutto nelle zone più industrializzate. Ma c'è un altro fattore in cui gli esseri viventi sono immersi, ossia il campo geomagnetico. Questo fattore naturale viene prodotto dal nucleo del nostro pianeta ma subisce variazioni anche esterne, ossia dovute alla radiazione solare e al cosmo in sé. Si è visto ultimamente, grazie alle ricerche scientifiche, come il campo geomagnetico sia molto importante per i processi vitali. Per esempio, entra a far parte della regolazione delle reazioni metaboliche, da un punto di vista cellulare, ma anche a livello di organi e a livello di organismi. Il campo geomagnetico modula il trasporto ionico, per esempio, oppure l'attività del DNA, dell'RNA, il ciclo cellulare ma addirittura può entrare a far parte nei meccanismi biochimici, fisiologici ed etologici di molti esseri viventi, fino anche di intere comunità. L'astrobiologia è quella scienza che studia proprio il comportamento di, dei microrganismi presenti nell'atmosfera, ma anche degli altri esseri viventi, al di fuori però del nostro pianeta. Perché, per esempio, L'astrobiologia indaga anche quegli organismi definiti estremofili, cioè che vivono in condizioni veramente estreme appunto. Tra questi abbiamo rotiferi, nematodi, tardigradi, diatomee, per esempio. Al loro interno questi microrganismi presentano proprio a propria volta batteri, virus, alghe e protozoi. Significa che questi microrganismi sono in grado di fungere da vettori panspermici, ossia da fattori cosmo-bioevolutivi, in grado cioè di diffondere la vita e i processi a essa connessi anche al di fuori del nostro pianeta. È una branca questa veramente avvincente e di frontiera. Tra questi microrganismi, soprattutto estremofili, Molto peculiare è il tardigrado, che è un piccolo animaletto, un metazoo, che presenta caratteristiche e abilità di resistenza e resilienza uniche al mondo. Pensiamo ad esempio che i tardigradi sono in grado di resistere a situazioni di essiccamento, di eh, punte estreme termiche, sia sopra che sotto lo zero termico. Sono in grado di resistere anche a alte pressioni, a radiazioni ionizzanti a vuoto spinto in combinazione con radiazione solare e cosmica, e poi ad alte concentrazioni di etanolo, anidride carbonica e acido solfidrico per esempio. Questo è possibile grazie alle caratteristiche di criptobiosi, ossia i tardigradi sono in grado di rallentare molto fino anche a fermare definitivamente il proprio metabolismo, però tale processo è reversibile. Si è visto Ultimamente, recentemente, che l'assenza di campo geomagnetico inficia negativamente la ripresa vitale di questi eh, organismi. Tutte queste ricerche e queste conoscenze ci aiutano a comprendere meglio il mondo in cui viviamo, ma soprattutto a mitigare e a migliorare. Le attività antropiche che possono andare a impattare negativamente sull'atmosfera e quindi a inficiare anche tutti gli altri esseri viventi. Questa puntata di Anima Selvaggia termina qui. Io, come al solito, vi ringrazio e noi ci vediamo alla prossima puntata. Un caro saluto! Siamo all'ultimo servizio della puntata ed è davvero una chicca. Sono andata in un allevamento di Pappagalli, questa volta gestito da Alberto Chieppa. Siamo in Piemonte e Alberto si occupa di pappagalli domestici, questi pappagalli vengono cresciuti in un'incubatrice, vengono schiuse le uova in questa incubatrice e veramente in questo passaggio vedrete una cosa speciale, quindi state attenti. E poi Alberto li alleva, li cresce per far sì che siano degli ottimi compagni di vita. Quindi guardatevi questo servizio dedicato agli Ara, i Cacatua e tanto altro ancora. Befetto. Amici di cani gatti e compagnia, benvenuti. Oggi siamo alla scoperta dei pappagalli e li vedremo proprio in tutte le fasi eh, della loro crescita: vedremo l'uovo, quindi l'uovo fecondato con dentro l'embrione, vedremo i pulli, pulli di pochi giorni che nascono fino alla crescita, vedremo anche i pappagalli adulti, le coppie riproduttrici, animali meravigliosi dai colori sgargianti e ovviamente hanno anche loro bisogno di cure particolari. E proprio per questo siamo venuti qui, in questo allevamento amatoriale, siamo venuti a trovare Alberto Chieppa. Ciao Alberto, ciao, benvenuta. Grazie Benvenuti. per averci ospitato. Allora noi ti abbiamo già conosciuto per quanto riguarda la parte degli alani che sono una delle tue grandi passioni e poi abbiamo anche quest'altro aspetto che sono i pappagalli. Allora io voglio proprio capire insieme a te come nasce questa tua passione eh, appunto di, di rendere anche proprio questa passione un, un allevamento amatoriale dove hai delle coppie riproduttrici selezionate per avere poi i pulli che diventeranno futuri pet, animali domestici. Sì, la, la mia passione nasce da, da fin quando ero bambino, perché avevo pochi anni ed ero già appassionato di, 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 di pappagalli, di uccellini, canarini. Mi è sempre piaciuto allevare pappagalli di, di tutti i tipi, e poi pian piano mi sono un po' specializzato su quelli che sono i pappagalli di grande taglia, come le aree, come i cacatoa. Eh, che, che allevo e che mi riempiono di soddisfazioni perché eh, sono animali molto intelligenti, sono animali eh, sensibili, sono animali che eh, vissuti anche in famiglia come Animale da compagnia come pet danno delle gioie incredibili. Chiaro che bisogna poi anche lì eh, poi fare due parole su quelli che sono i sistemi, le tecniche di allevamento per far sì che il pappagallo sia un pappagallo da compagnia. Perché non possiamo. Infatti, infatti è proprio quello che, che mi interessa. Innanzitutto, sempre una precisazione che ci tengo a fare: quando decidete di acquistare un animale, di portarlo nelle vostre famiglie, sempre attenzione alla provenienza, perché non tutti gli allevamenti sono seri, non tutti gli allevamenti ci mettono la stessa attenzione. In questo caso, Alberto, a cosa dobbiamo fare attenzione quando si sceglie un uh, pappagallo come animale domestico? E vogliamo avere anche la certezza sia sulla parte della salute, ma anche sulla parte caratteriale, perché insomma, un'ara in casa che quando cresce inizia a diventare pericolosa perché becca e comunque non è un animale domestico perché tende a ritornare più alle sue origini di animale, passami il termine, più selvatico, certo. è, è chiaro che è di difficile gestione. Certo. Sono quelli... pappagalli grossi e che possono fare anche molto male. Ed è proprio agganciandomi a questa cosa che tu dici il motivo... Per cui io allevo i, questi pappagalli eh, dall'uovo. Cosa vuol dire? Vuol dire che io, quando le coppie depongono le uova, io prelevo le uova dal nido, ma faccio una precisazione. Le prelevo dal nido non perché la coppia non è in grado di covarla, non è in grado di eh, gestire le uova, ma perché. Facendo con questo, questo sistema io gestisco tutta l'incubazione dell'uovo nell'incubatrice, quindi la femmina non subisce quello che è lo stress della cova. Perciò viene stressata, stressata in modo minore, in modo minore esattamente. Ecco, infatti ti volevo proprio chiedere: ma è stressante per una coppia vedersi sottratte le proprie uova? Sottratte le proprie uova? No, perché in natura eh, diciamo che può capitare che nel nido vada un serpente, piuttosto che perché sono papagalli, diciamo, del Sud America. Quindi ci sono anche serpenti, predatori. ci sono predatori di vario genere che possono andare a predare il nido. Però eh, è molto più stressante per un pappagallo fare tutta lo, la la cova, la femmina farsi tutti i 28 giorni di cova, far schiudere le uova e allevare magari un po' i piccoli, piuttosto che non togliere le uova subito in maniera tale che non sale quella che è la febbre da cova e quindi la, la femmina non subisce stress eccessivi. Questa, poi le uova que, se, vengono prelevate, messe in un'incubatrice in particolare che dopo poi vedremo: che è un'incubatrice apposita per l'incubazione di uova di pappagallo. E eh, dopodiché, dopo 28 giorni, avviene quella che è la schiusa, la schiusa delle, delle uova. E io sono già lì vicino all'incubatrice e alle uova, proprio seguendo minuto per minuto la schiusa dell'uovo. E in alcuni casi, devo dire, è anche necessario che io intervenga aiutando magari... Il pulcino a, a nascere, che avrebbe perché, fatto la cosa che avrebbe fatto la mamma, esatto. Io mi sostituisco in toto quella che è la, la, la mamma eh, che, che fa nascere il, il pulcino dall'uovo. Questa, questa tecnica eh, non solo consente di avere un animale molto più affettuoso per via dell'imprinting che ha sull'uomo, ma è anche utile ai fini della conservazione delle specie, perché molte coppie in cattività soprattutto. Non portano a termine le covate oppure non portano a termine l'allevamento dei, dei piccoli In nati. cattività o in natura? In cattività, okay. In cattività si rischia che alcune coppie possano non Ah, ok, ho capito, sì. Quindi, quindi è un discorso anche è di un aiuto, un discorso di... di conservazione della razza. E in natura invece questi animali? In natura, la natura è la natura, quindi ovviamente. Si hanno buone probabilità che. Le, Ma sono ancora le, presenti nei territori alcuni sì, originari. Alcuni sì, altri sono presenti in misura minore. Io ho specie che sono ancora comuni nei loro habitat naturali. Eh, e di conseguenza, in, in natura, diciamo che la percentuale di eh, riuscita di una covata e di un allevamento da parte dei riproduttori, dei genitori è, è, è alta, è ottimale. In cattività, vuoi per i fattori ambientali, vuoi perché magari c'è un qualche cosa a livello di alimentazione che viene a mancare o cosa, può darsi, potrebbe succedere anche che una, una coppia arrivati a. 5-6 giorni di, di, di allevamento dei, della prole, li abbandona. Sono animali molto longevi, i pappagalli. Sì, certo, molto, molto longevi. Diciamo che hanno una vita che può andare dai eh, 40 ai 70, anche 80 anni. Ci sono anche delle grandi aree che hanno superato gli 80 anni di vita. E il periodo riproduttivo? Il periodo riproduttivo va, diciamo, intorno ai 5 anni. Una coppia di ara rauna diciamo che intorno ai 5 anni, può iniziare a riprodurre, una coppia di ara cloroptera può iniziare a riprodurre a 6-7 anni. Poi ci sono alcuni, alcune specie di cacatoa invece che servono anche 7-8 anni prima di arrivare alla maturità. Che smettono di essere fertili, diciamo comunque riducono. Sì, riducono dopo 30-35 anni di riproduzione, iniziano poi ad avere dei cali, però quella è fisiologico, è la natura che, che fa il suo lavoro. Che specie troviamo nel tuo allevamento? Nel mio allevamento troviamo delle ara rarauna, delle ara cloroptera, eh, dei cacatoa gallerita, gallerita, cacatoa gallerita leonora, Cacatua alba, eh, cacatua delle C'è una chicca, una chicca sì. tra i tuoi pappagalli. Mi dicevi che hai una coppia piuttosto rara. Sì. Rara sì, perché la coppia di tenui rostris, cacatua tenui rostris, detto comunemente cacatua becco lungo, che sono degli animali straordinari, perché sono i pappagalli, credo, i più intelligenti in assoluto. Mi piace definirli degli scassinatori per eccellenza, perché anche complici del fatto che hanno questo becco molto lungo e sottile, riescono ad aprire qualsiasi cosa e poi hanno veramente un'intelligenza fenomenale, sono intelligentissimi, si può paragonare un'intelligenza di un Cacatua tenui rostris a quella di un bambino di 5-6 anni. Ad oggi ci sono ancora pappagalli di cattura presenti negli allevamenti o sono animali nati in cattività? Diciamo che al giorno d'oggi qualche coppia ancora di cattura, proprio per, per il fatto che vivono a lungo i pappagalli, i primi che si importavano negli anni indietro ci sono ancora coppie presenti, ma coppie perché, perché sono state portate in Italia. Eh, tantissimi anni fa, essendo ancora vivi, essendo ancora vivi. Ma quando è iniziato longevi, un po' il percorso, diciamo, di, di avere un po' la moda di avere il pappagallo come animale da compagnia, anni 70, anni 80, più o sì, meno? Sì, 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 c'erano già i primi pappagalli, erano già negli anni 80, c'erano già anche, forse anche prima, perché ricordo racconti di, di mio nonno che diceva di avere un amico in un paese vicino a lui che aveva un'ara rauna e che parlava tantissimo e questo risale addirittura agli anni 60. E se poi dopo pensiamo ai famosi pirati con esatto, il pappagallo esatto, in spalla, esatto, ecco. Esatto, <ride> esatto, quindi il discorso appunto per chiudere il discorso allevamento, io faccio nascere i pulli in, in incubatrice e li allevo a mano dal primo minuto di vita, proprio per far sì che questi piccolini all'età di 12-13 giorni, poi dipende dalla specie, possano avere eh, l'imprinting sull'essere umano, quando a quell'età di 12-13 giorni iniziano a fessurare la palpebra e vedere il mondo che li circonda. Quindi in quel momento cosa succede? Succede che il pappagallo vede, il pulcino vede un essere umano e quindi lo riconosce come un proprio simile e va di conseguenza a Instaurare poi quello che è un legame indissolubile con l'essere umano perché crede che l'essere umano sia uno di lui, sia, siano simili, simili, diciamo, proprio simile. Applico niente altro che quello che fece Conrad Lorenz con Il le painting. anatre: quindi Conrad Lorenz fece nascere vicino a lui delle uova di, di anatra e dopodiché, queste anatre uscite dalle uova hanno visto lui lì. E hanno detto, questa è la mamma, e lo inseguivano tutto dove andava, tant'è che gli ha dovuto anche insegnare a volare, perché se no non avrebbero mai volato. Secondo te, questo tipo, come posso dire, l'allevamento del pappagallo, possiamo definirlo un allevamento un po' contro natura? cioè ah, L'uomo si è un po' imposto nei confronti del, del pappagallo per il vezzo di averlo nelle proprie case? Qual è il tuo pensiero? Ma guarda, fondamentalmente il mio pensiero è questo. Allevare è proteggere, perché tante specie sono ancora presenti fisicamente grazie all'allevamento, eh, perché in natura i loro habitat vengono ridotti e quindi pian piano se nessuno si fosse preso la, 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 la responsabilità, la briga di allevarli, tante specie ad oggi sarebbero già scomparse. Quindi io ritengo che eh, l'allevamento è un qualcosa anche proprio ai fini della conservazione delle varie specie, che sia dalla cocorita piuttosto che alle aree più rare. Ecco, questa è la, la mia opinione in merito, perché tante volte eh, bisogna fare i conti con quelle che sono le condizioni ambientali di dove vive la specie, quindi di conseguenza abbiamo un calo magari delle foreste perché vengono mm, ridotti le gli abiti e certo. tutto, quindi non mi sento di dire che l'uomo abbia forzato o cosa, anzi secondo me è un bene che qualcuno faccia queste cose ai fini della conservazione. Come eh, prima di vedere poi i pulli un po' più cresciutelli, dove vedremo anche i primi voli e capire anche certo. come gestirli in casa. Eh, volevo sapere, eh, qui dietro di noi, sì. ci, ci racconti un po'. Abbiamo un po' le, le varie fasce di, di età. Di età. Eh, abbiamo proprio i più piccoli di, di pochi giorni fino a quale nostre spalle hanno circa un mesetto un mese e, e mezzo. mezzo. Circa, sì. Quando sono pronti per andare poi eh, nell'altra area e soprattutto per andare nelle loro future famiglie? Certo allora per andare nell'altra area allora io da quando nascono eh, poi li faccio venire a ritirare alla famiglia non prima della fine dello svezzamento quindi no, fino a quando il pappagallo non mangia da solo, in autonomia ed è solo più necessaria dare una imbeccata alla sera per mantenere diciamo così, un rapporto, un gioco, anche per far sì che la fase di ambientazione nella nuova famiglia sia de decisamente più agevolata, eh, ci vanno intorno ai tre mesi e mezzo, quattro mesi per le ara. Eh, per i cacatoa invece tre mesi, tre mesi e mezzo, Questo è il, il, queste sono le tempistiche. Qua vediamo una, due cacatoa galerita, galerita di un mese e mezzo e un'Ara ara rauna, anche questa di un mese e mezzo circa, che ovviamente non hanno ancora la capacità di stare in equilibrio perché poi dopo passeranno nell'altra parte di questa camera calda eh, dove c'è il posatoio il primo posatoio che raggiungono è, è quello lì e imparano a tenere l'equilibrio ora sono ancora piccoli e scordinati non sono ancora in grado di eh, mantenersi in equilibrio quindi stanno ancora qui questi hanno ancora eh, necessità di tre pasti al giorno quindi un pasto ogni otto ore ci spostiamo invece un pochino più indietro di qua e Abbiamo qua invece una piccola ara cloroptera che sta iniziando a mettere le penne. Sono bellissime remiganti. tra l'altro. Eh. Stanno iniziando a uscire le prime penne remiganti. Questa ara qua ha un mese, è una delle aree più grandi come taglia, eh, taglia diciamo da adulta e eh, anche lei viene allevata con la pappa da imbecco e eh, lei mangia invece ancora quattro volte al giorno. Il pappagallo d'adulto come averlo in casa? È fantastico, il pappagallo d'adulto è fantastico perché quando si ha in casa un pappagallo lui interagisce molto con noi umani, interagisce molto e soprattutto eh, è una gioia perché allevati con questo sistema loro stanno vicino cercano a noi, cercano molto il spalla, contatto, non, non ci lasciano mai soli un attimo, ci inseguono da una stanza all'altra. E, e poi parlano anche molto perché chiaramente il, il pappagallo Insegnandogli come un bambino, perché iniziano a parlare intorno ai 10-11 mesi circa, però insegnandogli a parlare, quindi ripetere magari una parola con un fischio inizialmente, questi poi arrivano che imparano anche svariate decine di vocaboli e addirittura delle frasi, interpretando poi anche le situazioni, i significati situazione. e tutto quanto. Non caso, eh. no, 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 assolutamente, sono, sono tutti. Tutti intelligentissimi i pappagalli, perché un pappagallo qualsiasi ha l'intelligenza di un bambino di 4 anni, quindi non è poco, non è poca cosa. In casa sono una cosa fantastica, e questi qua io dico sempre: è, è anche meglio del cane, perché al cane si dice manca la parola, questi no, invece parlano anche, <ride> quindi. Allevando anche i cani sono… Ho il confronto, Completato diciamo, anche, ecco, <ride> questi parlano anche. Adesso vediamo nell'ultima camera calda, qui abbiamo, ecco, vogliamo spendere due parole per quello che, che cosa sono questi sì, macchinari, sì. Questi, queste strutture, queste, diciamo… Scatole eh, sono chiamate camere calde. Camere calde perché? Perché son, servono per avere una temperatura. Adesso qui fa, fa caldo, quindi siamo in un periodo un po' caldo, quindi non abbiamo necessità di grandi temperature interne. Possiamo lasciare anche questo plexiglass aperto. Eh, abbiamo la, in, la camera calda costituita da una resistenza con una ventola, quindi una resistenza che produce calore, una ventola che serve per far girare questo calore. Il, Ter, il, la sonda del, del, della temperatura e qua abbiamo il term, il, tutto il, il, il mini LED control che è un LCD che ci dà eh, il quadro della situazione. Quindi noi possiamo impostare, se vogliamo che dentro qua ci siano 27, 28, 30 gradi, noi riusciamo a tenere questo perché? Perché quando si allevano i pulli, da quando nascono per un certo periodo devono stare a, de, a delle temperature ben precise. Dalla nascita ai primi 7-8 giorni devono stare a 37 gradi di temperatura che è più o meno la temperatura di incubazione delle uova quindi diciamo tra i 36 e 8 i 37 gradi la prima settimana quindi poi vai a scalare brava esatto e poi, brava, esatto, e poi per dopo, per dopo la prima settimana di, di, di nascita dopo la prima settimana si va a avere una temperatura più bassa quindi si passa a 35 gradi poi a 34 e quindi queste strutture qua Servono proprio per eh, mantenere queste temperature. Ti permettono di scalare quelle temperature, esatto. e soprattutto mantenerle. Perché la temperatura è un qualcosa di fondamentale per la digestione anche del pappagallo. Perché il pappagallo non, ha, non è in grado, quando è piccolo, di, fino a che non ha le piume e complete, non è in grado di gestire la termoregolazione. Quindi, deve stare a caldo. Questo è. È importante spiegarlo, questa qua è una camera calda, invece ha pareti radianti, non abbiamo ventole, non abbiamo nulla, è una cosa molto particolare, molto innovativa perché questi pareti, quei pannelli qua delle pareti riscaldano e qua abbiamo la possibilità di far scaldare anche un pannello alla volta oppure solo il sotto, solo il fondo, sopra, abbiamo tutte queste nuove, nuove tecnologie che ci consentono che di avere sempre eh, macchinari migliori di ultima generazione qui invece abbiamo quella dei, dei più piccoli. piccoli che è infatti quella a 35 gradi dove possiamo vedere qua qualche ara e qualche piccolo cacatoa eccoli qua qui abbiamo una piccola ara che ha 12 giorni e qualche... eccoci qua quindi anche la formula da imbecco come dicevo è molto valida perché eh, noi vediamo qua questa parte eh, molto chiara che determina una sorta di pannellino di grasso e questo è indice del fatto che il pappagallo è in ottima salute ed è nutrito al meglio. E la crescita infatti ha una crescita è eccezionale e ottimale. Anche qua, qua un piccolo cacatuo a gallerita, anche qui. Che questo mangerebbe in continuazione, ma hai già fatto la pappa prima, quindi... Sì, bambino. Eccoli qua. Adesso intanto che Alberto si prepara, guardiamo proprio come vengono alimentati. Alberto, qua stiamo vedendo una parte di um, dove il pullo viene imboccato. Sì viene allevato a stecco, ci spieghi qualcosa di questo procedimento e perché viene fatto? Certo, allora viene eh, nutrito eh, con la siringa, perché chiaramente questo, in questo caso questo pullo di Ara ha eh, 11 giorni di vita quindi con 11 giorni e necessita ancora di fare 5 pasti al giorno e di conseguenza viene nutrito, viene con questa pappa da imbecco specifica che viene tirata su con questa siringa, io poi metto questo sondino che serve perché evita di andare a, se io usassi solo la siringa così, senza la sonda e la mettessi in bocca, Può andare bene ugualmente, ma eh, negli anni ho riscontrato che alcuni papagalli, proprio perché fanno questo verso quando, quando chiamano e hanno molta foga nel chiedere il cibo, eh, eh, può eh, strozzarsi e andargli di traverso. Invece, mettendo il sondino che è un, sempli un semplicissimo catetere tagliato a misura sulla siringa, io vado a mettere in bocca questo sondino. Il sondino, il papagallo lo ingoia tranquillamente e ingoiando il sondino vado direttamente a mettere il cibo lentamente nel gozzo evitando che il cibo possa andargli di traverso mentre il papagallo ingoia e allo stesso tempo emette questi, questi suoni, questi versi. Alberto, il gozzo quando capisci che è pieno? Quando arriva ad essere in tensione e la pappa arriva a imboccare l'altezza del collo. Quindi in questo caso qua sono pochi ml, 5 ml sono andati giù dalla, dalla siringa, io qua poi ho sempre il, il dosatore, il dosatore di, fianco. di fianco e quindi vedo quanta pappa da imbecco è, è stata somministrata. In questo caso 5 ml sono sufficienti perché mi creano un gozzo sufficientemente pieno. Per dargli un'autonomia di un po' qualche ora e eh, nutrirlo allo stesso tempo. Quanto tempo ha questo pullo? Sette giorni. Sette giorni, e per dire da quando nascono a quando sono un po' più grandini, ogni quanto. Cioè sicuramente verrà diluito più mangiano, durante la giornata. Allora, quando nascono mangiano circa ogni due ore e mezza. Eh, per i primi tre o quattro giorni poi dopo passiamo anche di a, notte sì certo anche di notte quindi andiamo avanti a ciclo continuo anche nella notte e invece poi quando crescono intorno alla settimana come adesso ecco il pasto notturno lo, lo togliamo e facciamo circa ogni quindi l'ultimo pasto è a mezzanotte il primo pasto è alle sei del mattino e poi Shhh. facciamo circa ogni quattro ore Ogni quattro ore diamo da mangiare e ha eh, una crescita ottimale. Vediamo anche un bel colore con una bella parte di grasso qua sulla coda. Quindi, questa è proprio questa parte qua, bella colorata con questo colore chiaro, e, è ideale per quello che determina proprio l'essere ben nutrito del, del, pull, del pullo. Adesso gli occhi chiusi, dopo sì. quanto li aprirà? Intorno ai 15 giorni, 16, poi dipende, questa è un'ara di grande taglia, quindi intorno ai 15-16 giorni iniziano a fessurare la palpebra e a vedere il mondo che, che li circonda. Ed è lì che si gioca, diciamo, quella che è la, la, la parte più importante eh, dell'imprinting sull'essere umano per avere un pappagallo che riconosce l'essere umano come un proprio simile e di conseguenza. Avere la, voler stringere un rapporto con la famiglia, con la persona con cui vive, proprio perché a, quando apre gli occhi vede un essere umano che lo nutre e di conseguenza fissa nella sua testa che quello che vede è un proprio simile. Ecco, questo è il procedimento per avere un, un pappagallo poi che potrà vivere con noi come pet, come certo, animale domestico. Esattamente. Esattamente, questo è proprio quello che noi andiamo a fare, proprio perché un pappagallo è bello anche poterselo vivere, poterselo godere in casa, con la famiglia e, e quindi di conseguenza queste sono le basi che l'allevatore deve, deve fare per far sì che la persona che va ad avere questo pappagallo abbia un animale imprintato e di conseguenza sempre eh, docile, assolutamente... Eh, predisposto alla vita sociale, alla vita con le, con le persone, con gli umani, perché lui crede di essere un umano come noi e questa è una cosa fantastica. Allora Alberto, adesso abbiamo visto tutta la parte dell'imbecco, eh, è arrivato il momento di vedere la parte dei pappagalli più cresciuti, quindi la zona di involo, giusto? Certo. Ti seguiamo? Bene, andiamo. Ok, andiamo. Alberto, siamo nella parte di involo. Io sto morendo da ridere perché sono già stati in testa ovviamente all'operatore. Allora, ci racconti un po' di questa zona. Sì, que questa zona qua è la zona, è la zona in cui noi mettiamo i papagalli quando appunto imparano a volare e eh, questa è una, è una stanza lunga 5 metri dove appunto si forma questo corridoio e eh, loro imparano proprio a volare e di conseguenza vanno a eh, sviluppare tutto quello che è la muscolatura e la, la parte diciamo della, del piumaggio va, andiamo a fare questa Sorta di, di allenamento, muscolatura, piumaggio, e di conseguenza eh, qua si avviene quello che è lo svezzamento. Quindi come puoi vedere sono assolutamente eh, docili, non hanno assolutamente paura di noi, anzi vengono addirittura addosso al nostro cameraman per andare a, a, a vedere che cos'è quella roba lì che è la telecamera, quindi eh, molto, molto eh, curiosi anche, eccoli qua, assolutamente poco, poco propensi a, a, a scappare o avere timore di noi stessi. Ecco. Chiedo una cosa, se riusciamo, vediamo. Gestione in casa, perché tu in questa zona li metti in un'area di 5 metri ovviamente per imparare a volare. A casa. <ride> una giungla? A casa cosa consigli come voliera? Ma allora, casa in casa è, è abbastanza semplice la storia. Ba è sufficiente una voliera, una voliera delle dimensioni adeguate, chiaramente. E poi, eh, quando si è in casa e si ha la possibilità di, di eh, godersi il pappagallo, lo si lascia libero alcune ore durante la giornata. Dopodiché, eh, la gabbia è necessaria perché serve per la notte, o Per quando la famiglia deve uscire di casa, ecco, perché non è che se uno ha un papagallo, non può più, non può più muoversi da casa. Quindi, di conseguenza, si va a, eh, dare, a, a preservare quella che è l'incolumità dei pappagalli. Anche perché parliamoci chiaro: questi sono animali molto curiosi che tendono ad andare a ficcare un po' il becco dappertutto. Eh, e quindi possono anche andare in casa a farsi del male. Di conseguenza una gabbia serve per quando non si è in casa, poi quando si è invece in casa si può assolutamente lasciarli, lasciarli liberi di, di andare dove, dove meglio credono, ma tanto staranno con noi, come vedi qua loro adesso si stanno divertendo a, a volare fra di noi e a venire a salutarci. Alberto, una parte, per chi ha la possibilità è possibile fare anche una parte esterna per il pappagallo o è sempre meglio mh, tenerli sotto stretto controllo in casa? Ma allora c'è da dire una cosa parte esterna, allora se uno vuole mettere la voliera in, in esterna si può fare assolutamente facendo attenzione a non lasciarli troppo sotto il sole o d'inverno al freddo, quello sì però la, la cosa ecco, interessante che in questi ultimi anni sta prendendo molto piede è quella appunto del volo libero volo libero che eh, consente appunto una sorta di eh, addestramento, di, di educazione al, al volo e al rilievo Ritorno del pappagallo. Però io sono, sono sincero, io li allevo eh, ma non ho eh, capacità e non saprei consigliare nulla per quanto riguarda il volo libero perché è una, è una pratica che non seguo e quindi so che ci sono molti addestratori molto bravi, anche educatori molto bravi a livello nazionale. E io dico di informarsi presso eh, le, le piattaforme varie per, per avere nominativi perché anche il volo libero è una grande soddisfazione. Alberto questa cosa è molto affascinante eh, stiamo vedendo un uovo ovviamente fecondato eh, è un uovo di eh, Ara, Ara, ara e cioè, qua che si muove. abbiamo la possibilità di vedere l'embrione all'interno dell'uovo che si muove. E le venature che vediamo sull'uovo, diciamo sul guscio che poi saranno interne? Sì, queste sono le vene, la vena principale, questa, la vena porta che è l'ultima a riassorbirsi, che indica poi il riassorbimento di questa vena indica poi il momento in cui avverrà la, la nascita. Quindi si possiamo sta vedere delle, adesso. Addirittura possiamo vedere delle zampine che si muovono all'interno. Eccola qua, qua c'è un arto in questa zona. È meraviglioso di quanto sarà più o meno questo uovo. Questo è di 16 giorni di incubazione, quindi 28. Esatto, non... 28 è il termine per la nascita. Alberto, questo ha 4 giorni di incubazione, ma si può vedere il cuore che batte? Sì, esatto. Se noi facciamo attenzione qua in questa zona, c'è un piccolo puntino rosso che batte, che, vediamo, che pulsa. Se si vede dalle immagini, questo qua che pulsa è il cuore del pappagallo che andrà a nascere. Quindi io posso dire che i pappagalli che nascono da me, io sono uno dei pochi che ai miei pappagalli vedo il cuore prima di nascere. Questo è un embrione a 4 giorni di incubazione e si sta lentamente sviluppando in maniera evolutiva e in maniera... Eh, normale, sana, ottimale. Alberto, questo invece è un uovo fecondato di 22 giorni. Sì, 22 giorni di incubazione, come vediamo qua a differenza delle altre immagini, eh, l'embrione è già nettamente più sviluppato, sta iniziando a ridursi la, 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 la parte diciamo, del, del liquido e si sta espandendo. Eh, la camera d'aria che è questa sezione qua totalmente bianca, quindi questo a 28 giorni andrà a schiudere. Infatti ha già eh, meno movimento l'embrione perché inizia a essere già abbastanza grande e quindi va a, eh, a muoversi decisamente meno, a nuotare nel suo liquido decisamente in maniera più ridotta. Alberto, qua nel tuo habitat naturale, <ride> sempre un po' uno scienziato pazzo dove ci sono le incubatrici, ci ricordi la tua prima volta quando hai partecipato alla prima schiusa di un uovo, sì, la tua la, emozione? La, la prima volta è stato parecchi anni fa quando era nata una rarauna e all'epoca avevo l'esperienza diciamo sulla carta perché mi era stato spiegato da altri amici allevatori, avevo visto a casa di una mia carissima amica allevatrice Angela eh, come, come avveniva la schiusa, ma in realtà, essendo che era di notte questa cosa è avvenuta di notte questa nascita, eh, era un po' così: eh, in balia di, di me stesso, è ero io responsabile della, della cosa. Ma quanto ci mette a schiudersi, a uscire il pulcino? Il pullo? Allora, il pullo ci può impiegare dalle 24 alle. 48 ore o anche addirittura di più. Vedi la prima crepa? Esatto, fa quello che viene chiamato il bip, che è un'incrinatura dall'interno verso l'esterno del guscio, dopodiché è non è che nasce nel giro di pochi minuti da quando succede questa cosa qua, in genere sono 24 ore dopo allora avviene la nascita, 24 ore dopo al bip. Però ci sono specie che magari io ho riscontrato ci vanno anche 48 ore. E se uno dovesse mettersi lì ad aprire l'uovo, perché pensa, questo capita soprattutto ai neofiti, Di avvocato, aiutarlo. non riesce a uscire, o Dio muore, lo aiuto e eh, gli fai il danno perché lui non è ancora pronto per nascere. Quindi, Hai detto però che in un caso ti è, proprio recentemente ti è capitato di dover intervenire? Sì, mi dovu mh, ho dovuto intervenire perché eh, in base all'ecografo all che io ho qua, che è questo piccolo apparecchio, che è questo, apparecchio qui, eh, questo ecografo mi segnalava un battito molto elevato del, del cuore del, del, del pulcino, del nascituro e di conseguenza mi segnalava che c'era un problema che lui non riusciva a, a, a rompere l'uovo, tant'è vero che quando io sono andato ad aiutarlo, ma a quel punto facendo una valutazione anche del, di quella che è l'irrorazione della vena porta, quindi una vena porta molto rinsecchita, molto ridotta, po, poco turgida, quindi che dà i segnali per, per un, per, che, che è il momento che devi nascere. Eh, e questo, questo apparecchio che mi segnalava un battito acceleratissimo del cuore. Vado ad aprire lentamente il guscio facendo attenzione a, a, a non ledere il, il pulcino, e ho notato che questo pulcino aveva l'ala girata dietro la, al collo, quindi non aveva la forza di andare di, di con la, la punta da, la di spinta. diamante che c'è sopra il becco, non aveva la possibilità di spingere e andare a fare il giro con. Il becco è uscire dall'uovo e quindi ti diciamo, metteremo fuori. oltre che allevatore anche ostetrico a questo eh. punto. <ride> sì, sì, sì. Siamo alla fine di questa visita qui all'allevamento amatoriale di Alberto Chieppa. Devo dire che i pappagalli li avevo già visti dal vivo tante volte, quindi sicuramente non era proprio la prima volta oggi, ma quello che mi ha affascinato è stato proprio vedere queste uova, eh, la crescita del pull all'interno dell'uovo fecondato, meraviglioso per me. Io ti ringrazio per l'ospitalità ma anche per la dedizione che ci metti. Grazie, ti grazie a voi. faccio davvero i complimenti. Grazie a tutti, siete i benvenuti quando volete. Grazie. Ti ringrazio Alberto. Grazie a voi. Buon proseguimento, arrivederci. Sono un po' triste, siamo alla conclusione della puntata, spero che questo viaggio vi sia piaciuto, io a realizzare entrambi questi servizi mi sono davvero molto divertita e spero che sia stato così anche per voi. Noi ci vediamo ovviamente la prossima settimana, arrivederci.